Un cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati al centro sportivo universitario della città di Messina. È un piacere tornare a parlare di calcio femminile, è un piacere tornare a parlare di calcio femminile giovanile, giro di boa nel campionato Under 15 per l'Unime di mister Claudia Leardo, che oggi affronta tra le mura amiche la GSL. Grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello ci gustiamo l'ingresso in campo delle atlete schierate adesso a centrocampo, maglia blu per quanto riguarda l'Unime, inserti bianchi, maglia verde invece, inserti neri per la GSL. Tutto pronto per il film del primo tempo, quarta giornata del girone B Under 15 femminile. Subito le ospiti con Anastasi che prova a sfondare, passa in mezzo a due avversari, c'è l'uscita del portiere e poi incredibilmente non riesce Biondo da buona posizione a trovare il gol. Dall'altra parte al terzo prova ad attaccare l'Unime ma riconquista il pallone Anastasi che in diagonale la mette sul fondo, la numero 14 tra le più attive in questo inizio gara, quando al 14esimo tiro dalla distanza da parte di Di Leo che sorvola la traversa, minuto 20, passaggio errato di Gucè che inavvertitamente va a servire con Andrea, l'ex Camaro impegna Luca in calcio d'angolo. È così che viene archivio la prima delle tre frazioni da disputarsi al centro sportivo universitario di Messina. Ancora 0-0 tra Unime e GSL. Partiamo allora con le firme della ripresa, prima chance dopo appena pochi secondi con Colandrea che prova a sfondare il pallone, schizza ancora GSL avanti e GSL che sfiora il gol del vantaggio. Bravissima Luca a dire di no, sostituzione, tocca a Raidano tra le file della formazione messinese quando al 27esimo c'è un lancio lungo per Grifo che riesce a superare la diretta avversaria, ancora Grifo insiste, sinistro a giro, ottima l'idea, leggermente alta, minuto 34, Anastasi torna in cattedra invece, conclusione che viene respinta da Luca, 38esimo tocca a Carullo tra le file dell'Unime mentre al 42esimo azione personale dalla sinistra di Crio che si accentra e calcia mandando in bocca alla portiere romano, termina 0-0 anche il secondo dei tre tempi al centro sportivo universitario di Messina. Serve un episodio, tanto equilibrio fin qui tra Unime e GSL. Ecco allora il film della terza e ultima parte di gara, subito un cambio per l'Unime, tocca a Raffa 47esimo, destro alla distanza da parte di Venuto che centra la traversa, trema in questo caso l'Unime, GSL a un passo dal gol del vantaggio, minuto 48, tentativo di Venuto svirgolato da Luca, involontariamente serve Colandrea che da due passi spara alto, 50esimo, ancora Venuto in azione personale, supera un avversario, ne supera una seconda, poi va con l'esterno che viene però messo in corner da Luca, minuto 56, il rinvio che arriva a Di Leo, conclusione che viene respinta ancora una volta dal portiere messinese, 59esimo, punizione che arriva a Raffa ed è il gol del vantaggio, il gol che a un minuto dalla fine probabilmente consente all'Unime di superare le avversarie. Al 62esimo c'è solo un cambio per mister Lealdo, tocca nuovamente a Carullo sul rettangolo verde e poi il triplice fischio, la quarta giornata del campionato Under 15 femminile sorride all'Unime che supera di misura 1-0 la GSL nel segno di Raffa. Amici di Wii Sport, è stato un piacere raccontarvelo, un cordiale saluto e come sempre alla prossima!